è sempre pronta a ricevere le grandi emozioni, a ricevere la bellezza, e soprattutto questa sera di bellezza ne vedremo davvero davvero tanta. Ma qual è lo scopo di questa serata? Beh, che l'incontro tra queste due realtà possa in qualche modo combaciare con l'esigenza e la voglia di affermarsi, l'ambizione di farsi vedere di queste ragazze, ma anche l'esigenza dall'altra parte di tutti i professionisti e i personaggi del mondo della moda e dello spettacolo di ricercare nuovi volti e talenti. Il Mode Premiere non è un concorso di bellezza, e questo intendo sottolinearlo, perché non ci sarà alla fine serata né una prima, né una seconda, né una terza classificata, ma bensì è una selezione semplice, pulita, chiara e trasparente, nata e creata per ricercare nuovi volti e nuovi talenti. Anche perché l'immagine della donna, della moda, dello spettacolo non può essere legata solamente alla bellezza esteriore, che comunque sono delle caratteristiche fondamentali, ma penso che caratteristiche come la determinazione, la volontà, la caparbietà sono anche caratteristiche giuste per fare di una ragazza una vera e grande professionista. Beh, questa sera come... Giovanna Tortora. Allora, chiamiamo Giovanna Tortora. Questo è un omaggio delle Tesori del Mare, che ringrazio quindi Peter, grazie. Giovanna, te l'aspettavi? Sei contenta? Vuoi chiedere qualcosa a Camillo Bona? No, io sono contentissima perché quando ho saputo che era l'organizzazione da Alberto Lauretti, perché Scotti metterà proprio a disposizione il suo gruppo proprio per promuovere il volto di una delle ragazze in una delle sue campagne pubblicitarie, quindi è veramente un grande omaggio. Vittorio, chi avete scelto? Anzi, chi hai scelto a questo punto? Ho scelto Chiara. Chiara, mi devi dire il cognome perché ne ho due. Allora, vediamo un po'. Chiara... Allora c'è Chiara Marchetti. Chiara Marchetti, perfetto. Eccola che arriva. Anche per te lo mandi. Manuela, chi hai scelto? Per l'immagine futura, quindi per curare l'immagine come ufficio stampa di questo nuovo volto. Federica Cinti. C'è qualcosa, Manuela? Sono felicissima. Bocca al lupo? Grazie. Ci metterai tutta la buona volontà per riuscire. Tutta, sono disposta a imparare. Ragazzi.